Per anni e anni ho fatto di tutto per non esserlo. Ho cercato di interpretare un qualsiasi ruolo tranne quello dell'artista. Era come una parte che io volevo inibire a tutti i costi. Pian piano ho superato questa cosa, ho iniziato a lavorare a livello professionale e ho dovuto accettare che comunque il mio primo e unico grande amore è questo e che tutto il resto viene dopo. È come avere qualcosa che è sempre in moto, per cui poi questa macchina interiore a un certo punto matura qualche cosa che tu sai che era nell'aria già da tanto tempo. Forse ogni opera è il risultato di una nuova curiosità, una nuova fascinazione per qualcosa, che può essere un oggetto banale o una storia, qualsiasi cosa della mia vita, una nuova scoperta, insomma. È una forma anche di meditazione, di conoscenza di sé, di equilibrio fra queste forze interiori, no? Per me non esistono distinzioni, di conseguenza ogni strumento è adatto per esprimere ciò che si è. Con la fotografia sto facendo dei video, ho fatto delle installazioni, scultura, per me non c'è differenza. Posso dire che l'installazione è affascinante perché è una bella sfida, mentre disegnare o la pittura è un momento più interiore. Quindi è una questione di momenti. Anche l'artista qualche volta deve guardare la sua opera aspettando di capire qualcosa. Uno sa perfettamente quello che sta facendo. È proprio per questo che lo fa. Almeno a me capita così. Prima faccio un lavoro, appunto cerco di non interferire in questo lavoro. Poi dopo qualche volta subisco proprio il contraccolpo. Anch'io mi sento come uno che sta andando a guardare quel lavoro, c'è qualcos'altro dentro di noi che parla e parla per tutti e anche l'artista stesso deve stare lì a guardare qualche volta. Poi io scrivo anche molto, nella maggior parte sono pensieri e riguardano sempre il mio lavoro. Poi ho scritto tanti racconti, insomma qualche volta scrivo della mia vita. Qualche volta prendo appunti sulle opere, opere che forse non farò mai, e la vedo come qualcosa che sfugge sempre. Non so, leggere tanti libri, informarsi, stare sempre in internet per sapere l'ultimo fatto accaduto, è questa esigenza, no? In qualche modo di contenere la realtà, che ovviamente è un'impresa persa in partenza, no? Cioè è un'illusione, no? Non è contenibile la realtà. Anche se devo dire che comunque le persone irrazionali e più sentimentali sono quelle che riescono meglio. Cioè io ultimamente ho capito che, insomma, negli ultimi anni, ancora oggi, c'è stata una sopravvalutazione della razionalità e soprattutto si è teso troppo a pensare che l'intelligenza e la logica o comunque un pensiero razionale fossero qualcosa di affine, mentre le passioni o i sentimenti sono qualcosa che, o la spiritualità, qualcosa di altro. Invece io ho capito che bisogna lavorare su questo. Per esempio la parte, diciamo, la spiritualità, o se vuoi l'intelligenza spirituale la chiamerei, forse potrebbe essere addirittura una forma di salvezza. Per tanti anni io ho sentito questa responsabilità e ho creduto proprio nel lavoro dell'artista. Ci credo ancora, però io non capisco più cosa succede oggi. Sento sempre di più la necessità di ritornare in me e di ritrovare una forma di purezza in qualche modo da tutto quello che sta accadendo. E i lavori che sto facendo in questo momento lo testimoniano, no? Questa ricerca di geometria, no? Quasi come un'ancora nel caos. E in questo momento gli artisti devono far ricorso veramente a una forza maggiore che in passato e a un senso di responsabilità maggiore. Qualche volta mi capita che mi sveglio direttamente con un lavoro che magari non sapevo come concludere. E quindi mi addormento con quel pensiero e mi sveglio con quel pensiero.
Anzi, non ti dico che anche poi durante la notte cioè, mi accade che sento proprio che c'è una parte di me che lavora anche mentre dormo. E non lo so, il primo pensiero del mattino, quando ci sono le opere da fare, sono le opere. Quando non ci sono, forse non ci sono pensieri.